Buongiorno a tutti. Negli ultimi anni spesso abbiamo sentito nostri importanti politici affermare con forza l'inutilità dei corpi intermedi per il nostro paese. Ma in momenti di crisi, quale quello che stiamo vivendo in Italia, appunto la crisi legata al Covid-19, ci rendiamo conto invece che i corpi intermedi, laddove i vertici di questi facciano realmente bene gli interessi collettivi e non interessi individuali, i corpi intermedi, dicevo, hanno un ruolo importante. Perché? Perché sono i soggetti che possono rappresentare meglio la sintesi di quanto vive oggi l'imprenditore sul territorio, nei vari comparti. Ai microfoni di OK Italia Parliamo ne abbiamo Giuseppe Oliviero, che è il vicepresidente nazionale di CNA e anche presidente di CNA Campania, che fa per noi un'analisi di quella che è la situazione attuale da un punto di vista economico, ma soprattutto di cosa servirebbe alle imprese per poter andare avanti. Ci parla di ricerca, ci parla di innovazione, ci parla di liquidità, ci parla di fare in fretta. Sentiamo dalle parole di Peppe Oliviero la posizione di CNA Nazionale. La risposta alla crisi sanitaria nel nostro paese è stata straordinaria. Ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari va tutta la nostra riconoscenza. Ora straordinaria deve essere la risposta da dare alla crisi economica. Non bisogna lasciare soli i nostri imprenditori. Le misure messe in campo dalla Regione Campania danno un segnale importante. Colgono gran parte delle proposte della CNA, eppure tutto questo non basta. Occorre, accanto a queste misure, studiare strumenti, io penso a una cabina di regia, che possono semplificare le procedure e rendere omogenee tutte le misure messe in campo. Occorre dare liquidità alle imprese e garantirne la sopravvivenza. Bisogna però anche studiare misure economiche che rafforzino il nostro tessuto imprenditoriale e che possano creare le condizioni perché il post-crisi sia un'area di grande sviluppo. Bisogna investire in innovazione, bisogna investire in digitalizzazione diffusa, in economia circolare, nelle imprese legate all'ambiente, grazie anche al recupero di grandi aree del territorio dove poter studiare attraverso la trasformazione di fibre vegetali produzioni eccellenti. Bisogna creare un'economia autonoma dei nostri territori e del nostro paese. Questa crisi ci insegna che su tante filiere, in tanti ambiti, bisogna avere un'autonoma capacità produttiva. Per fare questo occorre studiare uno straordinario piano di investimenti, tanto sul piano locale che sul piano nazionale, portare il nostro paese nella modernità. Processi di sburocratizzazione, di semplificazione amministrativa, rivisitazione del codice degli appalti, riprese dei grandi investimenti pubblici, riapertura dei cantieri già finanziati a costo zero. Bisogna essere da subito pronti a pensare al dopo crisi. Bisogna mettere in piedi tutti gli strumenti che possono rafforzare l'ossatura portante della nostra economia. Le microimprese, le piccole imprese, le imprese familiari, quelle che oggi più di tutti soffrono. Occorre un grande piano di ricerca, formazione, che possa consentire anche al mondo delle piccole imprese di entrare nell'era della digitalizzazione, che stiamo sperimentando in questi giorni. Utile, importante, che aiuta molto le imprese. Bisogna però anche mettere al centro le imprese culturali dell'Italia. La capacità di promuovere il territorio, risorsa inesauribile che il mondo ci invidia, la possibilità attraverso la promozione di queste nostre eccellenze, di riaprire i flussi turistici con un'offerta ancora migliore. Il turismo in Italia rappresenta punti importanti del prodotto interno lordo. Non lo possiamo perdere, non lo possiamo abbandonare e tra l'altro è una risorsa inesauribile. Sfidare oggi è il tema che abbiamo davanti, sfidare noi stessi, le nostre organizzazioni, il nostro modo di pensare al nostro paese. Sfidare per entrare nella modernità, un concetto da troppo tempo abbandonato a se stesso. Entrare nella modernità significa trovare risposte inedite a sfide inedite, significa mettere le migliori menti del paese a servizio di un progetto complessivo, un progetto che finalmente porta l'Italia nei prossimi decenni e non come si è fatto fino ad oggi, con ragionamenti che non superano quasi mai il momento elettorale. Un cambio della politica, un cambio di tutti noi, della nostra capacità anche di fare rappresentanza
e metterci a disposizione di un progetto più ampio e più complessivo. Per fare questo occorre che tutti insieme troviamo le strade migliori affinché si possano utilizzare gli investimenti che si rendono disponibili. Allo Stato, al Governo, bisogna che si affidi il compito di individuare risorse e di avere coraggio. Coraggio di guardare oltre, avanti. E se è vero che tutto questo può rappresentare un maggiore indebitamento del nostro paese, altrettanto vero che i debiti si pagano se si crea ricchezza, se si crea sviluppo. Per creare sviluppo bisogna fare investimenti. Questo è il momento di farlo, è il momento di cogliere da questa disgraziata esperienza un'occasione più unica che rara. Io sono certo ce la faremo, sono certo che il nostro mondo è un mondo capace di adattarsi alle esigenze e di accettare le sfide. Creiamo le condizioni perché queste sfide possano essere vinte. Grazie a Giuseppe Oliviero, vicepresidente nazionale di CNA, per il suo contributo. Ai microfoni di OK Italia parliamone. Arrivederci ai prossimi interventi.